fatto che ci lasciano a casa, sostanzialmente il governo ha deciso di privatizzare la Croce Rossa e ciccia. Diciamo no alla privatizzazione, sì al mantenimento dei posti e comunque dell'occupazione. Oggi siamo qui perché vogliamo testimoniare alla cittadinanza la sorte dei lavoratori della Croce Rossa italiana. Siamo qua per protestare contro il decreto di privatizzazione della Croce Rossa che secondo noi non dà nessuna garanzia ai lavoratori dipendenti precari e rischiamo che ci sia l'ennesima macelleria sociale nei confronti dei lavoratori che danno il loro impegno giornalmente per portare soccorso alla popolazione e che negli anni ha acquisito una professionalità che andrebbe sprecata nel caso in cui naturalmente non ci fossero le garanzie di poter continuare il nostro contratto lavorativo. Vogliamo che ci sia un tavolo dove siano convocate le parti sociali, di modo che si possano prendere tutte quelle precauzioni nei riguardi dei lavoratori che possono garantirgli un futuro lavorativo e la non dispersione della loro professionalità così di così anni. In questo momento in tutti i capoluoghi di regione c'è un presidio come questo che testimonia la nostra indisponibilità alla precarizzazione ulteriore e dei lavoratori e di questo servizio. Nazionale della privatizzazione di Croce Rossa e la situazione lombarda della precarietà dei lavoratori che ancora una volta al 31 dicembre non hanno la prospettiva di una conferma del loro posto di lavoro camminano di pari passo. Che vi sia un mantenimento di un ente come la Croce Rossa pubblico a tutti i suoi livelli con un'assunzione di responsabilità pubblica del lavoro che questi svolgono e altrettanto la conferma di tutti i posti di lavoro in Lombardia, perché la conferma dei posti di lavoro in Lombardia, dove Croce Rossa garantisce l'emergenza urgenza con quasi 700 lavoratori a tempo determinato interinali, è la salvaguardia dei servizi per i cittadini. Per noi la salvaguardia dei posti di lavoro cammina sempre insieme alla salvaguardia dei servizi per i cittadini.